Welcome. Prima di iniziare vi voglio dare qualche piccolo dettaglio sullo yoga, ma semplicemente perché molti di voi è la prima volta o la seconda volta che pratichiamo insieme, quindi vorrei che abbiate chiare alcune cose. La prima è che respiriamo sempre attraverso il naso. Non usiamo mai la bocca per respirare. Quindi ogni ispirazione ed ogni espirazione avviene rilassata attraverso il naso. A meno che io vi dica di respirare attraverso la bocca, che in alcune tipologie di tecniche si fa, sempre naso. La seconda è di ascoltarvi. Il vostro corpo è vostro e lo sentite solo voi. Siete voi chi può stabilire il limite nel quale vi trovate, se siete confortevoli in quella posizione oppure no, e non superate mai il vostro limite. La pratica dello yoga non si tratta, non ha una competizione con noi stessi, non vuol dire diventare più, avere uno stretching maggiore, diventare più flessibili, vuol dire proprio entrare dentro di sé. Quindi non comparatevi con le mie di posture, perché pratico da 13 anni tutti i giorni. E anche io, nonostante questo, ho delle giornate in cui ho delle zone che sono più tese, ci sono tante ragioni nel corpo per le quali a volte entriamo più in tensione e abbiamo meno capacità di distensione. Quindi non entrate in questo stato di competizione con voi stessi e cercate di ascoltarvi. Non ci deve essere mai dolore nelle posture. Ci può essere una sensazione di fastidio, di discomfort. Quando quello succede, focalizzatevi sul respiro, perché è lì. Voi attraverso il respiro riuscite a entrare in quella zona e a creare spazio. Attraverso la creazione di questo spazio inizierete a diventare confortevoli e vi sentirete bene anche con quelle sensazioni di sconforto. Lo yoga che io insegno è uno yoga di un linaggio tradizionale che si chiama Nath. È uno yoga delle zone dell'Himalaya nell'India. E in questa pratica andiamo a integrare insieme quelli che sono gli elementi del movimento, del suono, del respiro e della meditazione e della filosofia yogica. Quindi mettiamo insieme tanti aspetti, tutti in uno. Questo perché noi siamo degli esseri olistici, completi e pieni, e siamo fatti da molti elementi. Un elemento è quello fisico, quello del corpo che conosciamo tutti molto bene. Poi c'è l'aspetto mentale, che è un po' più sottile, ma lo conosciamo bene perché abbiamo sempre quel flusso di pensieri. E poi c'è l'aspetto che conosciamo un po' meno perché spesso, siccome è meno visibile, non viene preso in considerazione nei nostri percorsi da quando siamo piccoli, ed è il corpo sottile. Quindi la parte dove abbiamo il corpo astrale, abbiamo l'anima, abbiamo tutti questi elementi. Lo scopo dello yoga è creare una unione fra questi tre corpi e far sì che non siano sconnessi, perché spesso abbiamo la mente che va da un lato, la parte fisica che va da un altro e la parte energetica che va da un altro. Invece se creiamo un'unione, creiamo una coesione, riusciamo ad allinearci. Questa è l'idea, perché attraverso quell'allineamento possiamo controllare la nostra energia. Si chiama prana nello yoga. Ci portiamo in una posizione comoda, seduti. Comfortable sitting position, Sukhasana. Qualsiasi questa posizione sia per voi, se è così, se è così, se è così, l'importante è che la vostra schiena sia più dritta possibile. Questa posizione che faccio io è Padmasana, posizione del loto, ma potete anche impostarla a metà, per esempio. Deve essere confortevole. E chiudete gli occhi. Ciao Marco. Chiudendo gli occhi, ancorate bene a terra gli ischi. Osservate l'osso sacro ben poggiato, la colonna che si allunga verso l'alto e si eleva. Rilassate le spalle, rilassate il viso. E osservate il vostro respiro.
Osservate se il vostro respiro è corto, lungo. In che zona del corpo avviene il respiro? Nella pancia? Nel petto? Dove si ferma? Portiamo consapevolezza. E poi iniziamo a scannerizzare tutto il nostro corpo, come se stesse facendo una scannerizzazione di ogni parte di voi. Osservate lì dove ci sono dei fastidi, dei dolori, delle sensazioni, e senza giudicarle, semplicemente portatele alla coscienza, perché è di questo che si tratta. Ben, scusami. Sì? Io non sento un tubo con la musica sotto, sento solo la musica. Ma così scusami. È? Figurati, fatto meno bisogno. Così? Ok, grazie, scusa. E figurati, cara. Anzi, grazie che mi hai avvisato, magari anche gli altri. E quindi iniziamo a scannerizzare tutto il corpo, sentite quelle zone dove c'è dello discomfort, dove c'è del fastidio. E semplicemente portatele alla consapevolezza. Passiamo l'intera esistenza a cercare di scappare dalle sensazioni che non ci piacciono, dal dolore. Ma sono parte di noi, vanno integrate, vanno vissute. Perché se ne rifugiamo diventano più grandi. Se entriamo in contatto con esse iniziano a farsi più piccole, piccole, piccole. Respiriamo in questo dolore, in queste sensazioni, in questi fastidi. O magari semplicemente dei blocchi che sentiamo, delle tensioni. Al prossimo inspiro portiamo le mani giunte al petto, in Namaskar Mudra, e ci prepariamo ad intonare tre Om per dare inizio alla pratica di oggi. Inspiro. Inspiro. Ultimo. Inspiro. Portiamo le mani alle ginocchia e poi iniziamo a risvegliare la colonna, andando delicatamente verso destra e verso sinistra. Move your spine towards the right and towards the left. Cercate di sentire tutte le vertebre del corpo, anche quelle del collo. Facciamo dei movimenti delicati, sinuosi, e poi ritorniamo al centro e andiamo a fare dei cerchi verso destra, inspirando in avanti
ed espirando ci inarchiamo indietro. Circles, inhale front, exhale back. Stiamo sincronizzando il respiro e il movimento. Ed è attraverso questa sincronizzazione che creiamo la connessione fra i tre corpi. Ancora due giri da questo lato. Esatto. E al prossimo espiro andate verso il lato opposto, sinistra. Left side. Cercate di disegnare i cerchi più grandi che potete intorno a voi. Ancora due giri, last two. E poi torniamo al centro, allunghiamo la colonna. Usciamo un attimo dalla posizione seduta e portiamo entrambe le gambe alla distanza del tappetino, both legs same length of the mat, e andiamo con le ginocchia giù, toccando con entrambe le ginocchia a terra, se possibile. Sempre ascoltate il corpo, piano, inspiro centro, espiro lato. Esatto. E poi torniamo al centro, come back to the center, allunghiamo le gambe, ancoriamo bene gli ischi a terra, se avete un po' di ciccetta spostatela, inspirando andiamo su con le braccia e poi espirando andate in avanti. Se il vostro limite è qui, rimanete qui, altrimenti prendetevi le caviglie, i pollici dei piedi oppure le piante e scendete fino a dove il corpo ve lo permette. Respirate. Respirate profondamente, cercate di mantenere la posizione in maniera statica, sentite lì dove c'è il discomfort e andateci col respiro. Il vostro respiro non è solo ossigeno, è anche una carica di prana, energia vitale. Ed è questo che stiamo imparando a gestire, la parte sottile. Ancora due respiri qua, two last breaths. Nel prossimo inspiro ritorniamo su delicatamente e portiamo le mani alla stessa linea, sulla stessa linea delle spalle, i piedi vanno uniti e poi tirandovi su col bacino andate su in questo modo. Se avete problemi alla cervicale guardatevi l'ombelico, altrimenti allungate indietro e respirate. Ultimo last breath, espiro scendo delicatamente. Da qui ritorniamo nella posizione seduta per un attimo, back to sitting posture. E andiamo a fare Kapalbhati. Kapalbhati è una tecnica di pulizia, ve la faccio vedere. Se avete il ciclo andate piano o saltatela direttamente e fate semplicemente il respiro. If you're on your moon cycle, go very slowly with this. Quello che succede è che espiriamo attivamente, l'ispirazione non accade, quindi c'è questo. Quindi ad ogni espirazione portiamo dentro la pancia. All'inizio, le prime volte che lo facciamo, aiuta sempre molto avere la mano e andare piano, quindi
Stiamo solo espirando e non inspirando, quindi non è, ma solo. Ok, se è la prima volta che lo fate, andate piano. Ed è un movimento non facile, soprattutto perché richiede il diaframma e che spesso non siamo abituati a muovere. Quindi piano piano. Mano destra appoggiata, mano sinistra in già mudra, indice e pollice insieme. Inspiriamo. Espiriamo completamente. Inspiro. E iniziamo. Espiro. 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 Exhale, 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 espiro, 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 espiro. Espiro, espiro, espiro. Ultimi 5, last 5, 4, 3, 2, 1. Espiro, espiro, espiro completamente e mantenete l'aria dentro per 10 secondi. Apnea. Lentamente inspirate dal naso. Inspiro, 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 riempio la pancia, riempio il petto, trattengo di nuovo 10 secondi. Espiro dal naso. Facciamo 3 respiri profondi, 3 long breaths, recover. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro, rilasso il viso, rilasso le spalle, portiamo la mano sinistra al petto e poi quella destra sopra, ci prepariamo a cantare il nostro mantra di oggi, Anandoham, io sono benessere, io sono luce. Questo mantra ci aiuta a collegarci con l'aspetto divino che c'è in noi. I mantra non sono solo delle parole che cantiamo, sono delle sillabe sacre antiche che attraverso il movimento e la vibrazione risvegliano delle frequenze in noi. Lo canterò io una volta e poi iniziamo a intonarlo insieme per un po', ripetutamente. E poi gradualmente, quando ve lo dirò, inizieremo ad abbassare il tono della voce, fino a sussurrarlo e poi a cantarlo silenziosamente. We will chant Anandoham. I will chant it once and then we chant it together. Inspiro. Anandoham, Anandoham. Together, insieme. Inspiro. Anandoham, Anandoham. Anandoham, 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 Anandoham. Più forte. Anandoham, 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 Anandoham. Iniziamo a scendere. Anandoham, Anandoham. Anandoham, Anandoham.
sussurrando. Poi lo cantiamo silenziosamente, chant it silently, inside of you. Stiamo piantando un seme, il seme che ci permette di vedere la nostra vera natura. Siamo molto di più di solo un corpo fisico. Amiamo il nostro corpo e ce ne prendiamo cura, ma questo non è il nostro limite. La nostra natura è espansiva, infinita. Il dolore che sentiamo, le paure, vengono tutte da una disconnessione. Quando si è connessi con l'aspetto divino che c'è in noi, la gioia e l'amore sono le emozioni più naturali. Rilasciamo le mani e usciamo dalla posizione seduta per spostarci nella posizione del tavolo. Table pose. Marjariasana, posizione del gatto. In questa postura l'unica cosa a cui vi dico di stare attenti è, vedete le mie braccia? Non fatele andare in iperestensione, quindi le braccia non devono essere rivolte con i gomiti verso l'esterno, ma ruotati verso l'interno, quindi i gomiti si osservano. Gambe distanze. Mani, mani seguono le spalle, le dita delle mani ben aperte, fingers well open. Inspirando, guardiamo verso l'alto, inarchiamo la schiena. Espiro, inarco la schiena verso il lato opposto. Inspiro su. Espiro giù. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Continuiamo. E se ce la sentiamo, iniziamo ad aumentare un pochino la velocità, ma sempre sincronizzando il respiro con il movimento. If you feel like it, go a bit faster. But always synchronizing breath. Non vi deve mai girare la testa. Quindi continuiamo. 5, 4, 3, 2, 1. Inspiro, 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 trattengo. E poi premendo a terra con le mani, espiriamo, andiamo nella posizione del bambino. La posizione del bambino è una posizione di abbandono totale. Ci lasciamo andare al peso della gravità, al peso del corpo. Lasciate andare le cose che sostenete sulle vostre spalle. Lasciate andare i pensieri. Lasciate andare. E non opponete più alcuna resistenza. Abbandono totale. Bhakti. Anando ham. Anando ham. Respirate profondamente. Let go any resistance. Rimanete in questa postura. Semplicemente seguite la mia voce. Andremo a fare qui il Brahmari Pranayama, il suono dell'ape. Quando facciamo il Brahmari Pranayama, semplicemente inspiriamo e poi emettiamo questo suono. Per quanto si estende. La cosa importante è mantenere i denti separati e le labbra che si toccano. We're going to do Brahmari Pranayama. Teeth away, lips touching. Inspiro. Mm.
Di nuovo, again, inspiro. Last one, ultimo, più profondo, consapevole, inspiro. Sentite il bramri, un potentissimo strumento, interagisce con tutto il nostro sistema endocrino. Al prossimo inspiro premiamo a terra con le ginocchia, press down on your legs and unroll your spine. E portiamo la colonna verso l'alto, piano piano, vertebra per vertebra. Fino a raggiungere una posizione seduta. Piano piano. Poi da qui ci prepariamo a fare Ustrasana per aprire il petto. Vi faccio vedere due possibilità. Seguite quella con cui siete più comodi, non quella più difficile. La prima è portare le mani al bacino. Piano piano aprite fino a dove siete comodi. Se avete problemi di cervicale, anche qui guardatevi l'ombelico. La seconda opzione, se siete più flessibili, vi prendete i talloni e andate qui. Però in questo caso non andate indietro, ma mantenete la posizione. Per uscire si riportano le mani e si esce. Quindi entriamo delicatamente nella postura, scegliete quella che è meglio per voi, portate le mani dietro alle lombari per proteggerle e apriamo. E qui respiriamo profondamente, stiamo aprendo il cuore, Anahata, il centro del sentire. Last breath, ultimo. E espirando usciamo delicatamente, andiamo di nuovo nella posizione del bambino per un attimo, child pose, e qui portiamo le mani dietro la testa in posizione di preghiera. Se questo non è confortevole possiamo anche mettere le mani sotto la fronte. L'importante è che riuscite a lasciare andare il peso del corpo. E respirate profondamente. Anando, anando, prossimo inspiro allunghiamo le braccia. Arms in front of you. Inspiro tavolo. E da qui premiamo a terra con le punte delle dita, con le mani, e andiamo a fare questa posizione che si chiama montagna, Parvottasana. Si preme a terra con le mani, se non riuscite a tenere le gambe dritte, piegate le ginocchia. L'importante è che la schiena sia dritta. Aprite bene le mani, spingete a terra, respirate. Rilassate il collo, rilassate la testa. Spalle lontane dalle orecchie. Ancora un respiro qui. One last breath. E al prossimo inspiro, guardo avanti. Cammino con i piedi. Walk towards your hands. Verso le mani. E ci lasciamo cadere in avanti col corpo. Release the weight.
Respirate. Se le mani toccano terra, portate le braccia in maniera concerta in questo modo. Respiro. Anando, ham, anando, ham. Rilasciate le mani, release. Premete a terra con i piedi e andiamo a srotolare la colonna vertebra per vertebra verso l'alto, piano piano. E quando arrivate su, aprite le braccia, fate un inspiro grande, apriamo il petto, espiro, rilasso. Mani sul bacino. Andiamo a fare dei movimenti verso destra, circolari. Poi verso sinistra. Anando, anando. Poi torniamo al centro. Adesso andiamo a fare un po' di chair breathing, respiro della sedia. Ve lo faccio vedere. Funziona così, si inspira qua, si espira. Non dovete scendere così tanto come sto scendendo io, trovate il punto dove siete comodi. L'importante è che portate il respiro e il movimento nello stesso punto, quindi inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Stiamo attivando tutto il corpo pranico. So good for you. Cinque, cinque, quattro, quattro, tre, due. Uno, e poi rimanete qua un attimo. Stay here. Breathe. Inspiro, torno su. Rilassiamo le gambe. E da qui, inspiro, braccio verso l'alto. Espiro, abbraccio l'aria, scendo. Prendetevi le caviglie. Grab your ankles. Breathe. Anando. Inspiro, torno su. Inhale up. Espiro, braccia giù. Ci portiamo con entrambi i piedi all'altezza del tappetino, piedi uniti, e andiamo a fare qualcosa di simile a un saluto al sole, però con delle varianti. Lo faremo piano, vi guido in ogni movimento. Inspiro su. Espiro, abbracciamo l'aria, scendiamo giù. Testa verso le ginocchia, se possibile. Inspiro, guardo in avanti, allungo la colonna. E poi, espirando, la gamba destra va in affondo e appoggiamo il ginocchio destro a terra. La cosa importante qui è che la gamba sinistra sia a 90 gradi esatti fra la caviglia e il ginocchio. Quindi, not like this, not like this, straight line. E da qui apriamo le braccia, apriamo il petto. Anahata chakra. Guardiamo verso l'alto. Respirate. Very good. Bravissimi. Anando ham. Anando ham. Espiro, scendiamo, mano destra a terra,
apriamo il braccio sinistro, guardiamo verso l'alto, verso il braccio sinistro. Le dita delle mani sinistra sono ben unite, attive. Breathe. Ultimo respiro. Espiro, scendo e andiamo ad allungare la gamba sinistra. Se questo è il vostro limite, state lì. Se questo, state lì. Rispettatelo. Ascoltate sempre prima voi e poi me. Raggiungete il limite e poi respirate. Breathe deeply. Respect your limit. Anando, anando. Ultimo respiro. Inspirando, torniamo con la gamba sinistra a 90 gradi. Puntelliamo il piede destro, ginocchio destro va su. E portiamo indietro entrambe le gambe, plank, ginocchia a terra, cobra. Premiamo a terra con le gambe e inspirando andiamo in questa posizione, come un cobra. Apriamo il petto, respiriamo. Anandu. Al prossimo espiro, premiamo a terra, andiamo sul tavolo e poi di nuovo, montagna. Back to mountain. Parvottasana. Inspiro, porto la gamba destra in alto e poi la porto al petto e vado in fondo con la gamba destra. Right leg front. Troviamo la stabilità. 90 gradi gamba destra. Di nuovo apriamo. Respiro. Aprite bene le dita delle mani. Spread your fingers. Apriamo il cuore. Anandu ham. Anandu ham. Espiro, scendo. Mano sinistra a terra. Apriamo la mano destra. Guardiamo verso la mano destra. Look towards right hand. Breathe. Anandu ham, anandu ham. Espiro, scendo con la mano destra, allungo la gamba destra. Anche qui rispettiamo il limite e rimaniamo lì a respirare. Lasciate andare. Inspiro, ritorniamo a 90 gradi con la gamba destra, puntelliamo il piede sinistro, ginocchio sinistro su, andiamo indietro con la gamba destra, plank, guardiamo in avanti, ginocchia a terra, andiamo indietro, premiamo, cobra. Inspiro ed espiro qui. Apriamo il petto, teniamo le spalle lontane dalle orecchie.
Espiro, premo a terra con i piedi e vado in tavolo e poi in montagna. Parvottasana. Respiriamo qui. Ancora un paio di respiri. Inspiro, guardo avanti e cammino verso le mani. Walk towards your hands. Espiro. Premiamo a terra con i piedi, pieghiamo le ginocchia. Inspiro, andiamo verso l'alto. Espiro. Namaskar Mudra. Adesso andiamo a fare un'altra respirazione con il movimento e andiamo a colpire con questa parte qui della mano la zona dove c'è il timo, quindi qui, nel centro del petto. Non troppo forte, però in maniera energica, in modo tale da attivare questa zona. Inspiriamo al centro ed espirando facciamo una torsione e colpiamo. Quindi... Cinque, quattro, tre, due, uno, inspiro, 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 inhale, hold, apnea. Espirando andiamo in avanti. Piano piano. Forward bending. Respira. Inspiro, torniamo su, piano piano, delicatamente. Come back up, slowly. E poi da qui iniziamo a muoverci liberamente. Move freely. Facciamo qualsiasi movimento che sentiamo che il corpo possa necessitare, semplicemente per liberarlo da qualsiasi tensione che possiamo avere in qualsiasi zona del corpo. Just to liberate the body from tensions. E poi torniamo al centro. Ultima posizione prima di scendere, last posture. Andiamo a fare una posizione di equilibrio. Tutte le posizioni di equilibrio richiedono prima una base. Quindi andiamo ad aprire il piede destro creando la massima superficie possibile. Quindi apriamo bene tutte le dita, happy feet, e cerchiamo di guardare un punto fisso di fronte a noi che non si muova e portiamo sulla gamba. Osserviamo come va l'equilibrio e quando siamo in un buon punto di equilibrio potete portare la gamba dentro la caviglia, oltre il ginocchio, non sopra il ginocchio, quindi dentro qui, oppure qui. Scegliete una delle tre opzioni e ricordatevi di fissare un punto fisso. Open your feet wide, then look at a point in front of you. Breathe. Ci stiamo radicando, stiamo lavorando sul nostro senso di equilibrio. Se avete molto equilibrio, potete portare le braccia. Namaskar Mudra. Anando ham, anando ham. Non vi preoccupate se perdete l'equilibrio normale. Richiede tempo e
e il radicamento di Muladhara Chakra, il primo spazio. E espirando scendiamo giù con le mani e poi delicatamente portiamo giù la gamba sinistra e rilassiamo la gamba destra. E facciamo la stessa cosa sul lato opposto. Same thing, left side. Apriamo bene la pianta del piede, le dita, spread your fingers. E fate la stessa identica variante che avete scelto prima, in modo tale da creare un equilibrio e una sinergia. Fissate il punto di fronte a voi. E poi respirate. È possibile che siate meno equilibrati su un lato rispetto all'altro. Quindi abbiate pazienza con voi stessi, ancorate bene il piede a terra. Respirate. Anando, ham, anando, ham. Siete come un albero, un grande tronco, e le foglie si espandono come il vostro prana. Espiro, scendo con le mani, scendo col piede. Rilasso la gamba sinistra. Ho detto che era l'ultima, ma no, c'è bisogno di un'altra cosa prima che scendiamo. Adesso faccio una cosa che, vabbè, chi ha già fatto pratica con me non si scandalizza, ma... È una pratica yogica e serve per rilasciare e tirare fuori tutte le emozioni che abbiamo nella pancia, nel cuore, tirare tutto fuori, ok? Quello che facciamo durante questa pratica è che portiamo i piedi leggermente puntati verso l'esterno, in questo modo, e le mani vanno così, adesso c'è la parte divertente, che inspiriamo ed espiriamo facendo, tirando fuori la lingua, teniamo gli occhi ben aperti e facciamo questo suono. Ultimi 5, 2, 1, espiro, 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 rimango qua con la bocca aperta. Espiro, risalgo, inspiro. E poi chiudiamo i piedi facendo un twist. E rilassiamo entrambe le gambe. Piedi insieme. Inspiro su. Espiro, scendo, abbraccio l'aria, mani verso il pavimento e andiamo a portare i talloni su, heels up, gambe insieme. Potete tenere le mani a terra se sentite che così è sufficiente, oppure portare le mani in namaskar, oppure, ultimo livello, saltellare. Respirate. Può non sembrare, ma è fantastico per le caviglie. Espiro, scendiamo, mani a terra e poi andiamo giù e andiamo nella posizione del bambino felice. Ci prendiamo i piedi dall'esterno e ci dondoliamo verso destra. E verso sinistra, delicatamente. Happy baby. La zona dell'inguine, sia per uomini che per donne,
accumula tantissime tensioni. Rilasciamole. Stiamo equilibrando il secondo chakra, Svadhisthana, il centro della creatività. E poi rimaniamo fermi al centro. E rilasciamo i piedi, abbracciamo le ginocchia al petto. E facciamo dei piccoli cerchi verso destra. Small circles to the right. With knees hugged. Poi verso sinistra, left. E poi, last posture, prima di Shavasana, allungate le gambe di fronte a voi e se volete guardatemi per un attimo. Chi non ha mai fatto la posizione della candela, guardi solo per un secondo perché poi non mi potete guardare mentre la fate. Candle posture. La posizione della candela non si può fare se si ha il ciclo, quindi se avete il ciclo rimanete a 90 gradi così. Altrimenti, quello che si fa è premere a terra con le palme delle mani, si va dietro delicatamente, e poi si portano i gomiti quanto più vicini possibili e si portano le mani sui lombari. Da qui si portano le gambe su. L'idea è col tempo che riusciate a portare tutto in una stessa linea. Però va benissimo se siete in questo modo all'inizio. Per uscire da qui si va indietro, si portano le mani e si srotola delicatamente la colonna. Vi guardo. Perfetto. Respirate. Pietro, prova a mettere i gomiti più vicini fra di loro. Robin, same. Try to put elbows more near to each other. You will have more control. Breathe deeply. Questa posizione è incredibile. Tutti i problemi legati al pensiero, alla mente, all'aspetto neurologico. Ci aiuta a cambiare prospettiva, a regolare tutto l'aspetto ormonale. Perché tutti questi elementi sono correlati al nostro sottile. Li misuriamo, li osserviamo attraverso le diverse branche scientifiche, ma non sono separate dalla scienza dello spirito. Anando, Anando, ultimo respiro qua, last breath. Al prossimo espiro, portiamo le gambe dietro, allungate le mani premendo a terra con i palmi e srotoliamo delicatamente la colonna. Gambe giù. Perfetto. Adesso andiamo a fare la contrapposizione, counterposture, che si fa sempre dopo questa qui, e portiamo le mani con i palmi rivolti verso il basso sotto i glutei, piedi uniti e poi gomiti vanno verso l'alto e apriamo il petto su. Il trucco è che sono i gomiti a tirarci su in questo modo. Esatto. Se qualcuno di voi si sente particolarmente flessibile e forte, potete fare anche Chakrasana. Questa. Respirate. Mm.
Robin, bring both hands under your butt, looking down, and feet together, extended, and then up with the elbows. Yes, exactly. If you have any issue with your neck, you can look at your belly in case. Breathe deeply. Anando hum. Anando hum. Prossima ispirazione. Guardiamo verso l'ombelico. Next inhalation, look towards your belly. Espiro, scendo giù. Exhale down. Let's enter Shavasana. Entriamo a Shavasana. I palmi delle mani sono rivolti verso l'alto. Hands looking up. Tutto il peso del corpo si rilassa a terra. Lasciatevi andare per qualche minuto al peso della gravità. Anando hum, anando hum. Rilassiamo la fronte. Relax your face. Gli occhi. Eyes. Naso, lingua, tongue, tutta la vostra mandibola, le orecchie. Rilassiamo completamente il corpo a terra. E rilassiamo le spalle. Il petto, relax your chest, il cuore, heart, polmoni, lungs. Sentite le braccia che si fanno sempre più pesanti. The arms are getting heavier and heavier. Sentite il formicolio, questo è il prana. The tickling feeling is the prana flowing through you. Rilassa la pancia, il plesso solare, il diaframma. Tutto l'apparato digerente. Rilassiamo le gambe, legs e finalmente i piedi, and feet, anando ham. Io sono benessere. Anando hum, anando hum. Iniziamo lentamente a risvegliare le dita delle mani. Slowly move the fingers of your hands. Quelle dei piedi,
your feet, poi la testa verso destra e verso sinistra, and then your head towards the right and the left. Al prossimo inspiro allunghiamo il braccio destro oltre la testa, next inhalation right arm over the head. Pieghiamo le gambe e andiamo sul lato destro, and then bend to the right side. Osservatevi. Sentite la sensazione di gioia, di benessere, di connessione che si crea con la pratica. La pratica non è altro che riconnetterci e riequilibrare il sistema, permettergli di assorbire tutto ciò che avviene nel corso della giornata. Premiamo a terra con la mano sinistra. Press down with left hand and go back to Sukhasana. Torniamo in una posizione confortevole, seduta. Con gli occhi chiusi. Osservatevi per un momento. Come abbiamo fatto all'inizio, scannerizzate il vostro corpo. Like we did at the beginning, scan your body, feel the difference. Sentite la differenza. Quando siamo centrati, quando conosciamo la nostra natura e la sperimentiamo, ci sentiamo pieni, completi. Non esiste l'ansia. Non esiste la paura, perché siamo consapevoli che tutto è generato dalla nostra coscienza e che questo è solo un momento di passaggio nella nostra lunghissima esistenza. Hari Om. Al prossimo inspiro portiamo le mani in Namaskar Mudra. Ci prepariamo ad intonare insieme una Kanda Mantra che vi condivido sullo schermo, un Om e tre Shanti. Se non l'avete mai cantato, potete ascoltarlo. Con questo mantra chiudiamo la pratica. Inspiro. Akandamandalakaram vyaptam yena characharam tatpadam darshitam yena tasmai shri gurave nama. Inspiro per un nome crescente tutti insieme. Shanti, shanti, shanti. Sfreghiamo i palmi delle mani, rub your hands. Sentite il calore e poi inspirando portiamo gli occhi. Espiro, ci massaggiamo gli occhi, le tempie, le orecchie, il collo, il petto, qualsiasi zona del corpo dove sentiamo di voler inviare un po' di prana. Namaste.